Marina, intanto ciao da parte Ciao. di Agenda Viaggi. La prima domanda che volevo farti è questa. Come nasce questa tua ispirazione? Sappiamo che ti conosciamo tutti come grande attrice, ti conosciamo per la tua bellezza. Poi da qualche tempo tu hai fatto questa scelta creativa, tanto che oggi sei qui a Contemporary Mood. Sì, esponi anche con il mio banco, guarda qui che meraviglia, tutti i miei molto nonnini. Bello. Sì, molto molto bello. Beh, guarda, sì, questa scelta, diciamo che poi non è una scelta, sì. Insomma, è un hobby che io mi sono creata 10 anni fa, perché ormai sono 10 anni che disegno questa collezione di monili in cartapesta, che si chiama Leni, proprio perché nasce dal comune dell'isola di Salina, dove io vado da una vita, insomma, diciamo che ci sono quasi nati. Salina sarebbe un'isola delle isole Eolie in Sicilia. Tra l'altro vorrei precisare che in Sicilia ci sono dei bravissimi creativi, ci sono dei creativi eccezionali. Cioè, hanno un'arte magnifica, una creatività veramente non usuale, ecco. Quindi sono importanti anche queste manifestazioni dove magari... Sì. Sì, sono certo. importanti perché effettivamente, comunque particolarmente questa qui del fuorisalone, certo. perché è una settimana che si dedica proprio all'arte, al design, alla creatività e quindi vengono effettivamente persone proprio che capiscono l'oggetto creato a mano. E... Allora, appunto, come ti dicevo, questi sono dei monili creati da me a mano in cartapesta. Ah, ecco, cartapesta. Sì, ecco. Sono molto leggeri. La cartapesta è un materiale appunto che si lavora, cioè da preparare è difficilissima. Sì. Molto difficile perché bisogna appunto usare tantissimi elementi, però poi appunto è un materiale così leggero che alla fine si lavora bene, non è facile da lavorare comunque. Per concludere, due domande proprio sì. in stile Agenda Viaggi. Se tu hai una tua meta ideale come viaggio tu personalmente? Cioè. Guarda, io insomma viaggio da molto tempo, sì. già ho fatto, infatti... ho fatto diversi viaggi, ecco. Forse l'Oriente è quello che mi si avvicina di più, proprio come sono io, come spirito, come modo di interpretare la vita. L'Oriente, la filosofia proprio di vita che hanno, anche in base alle religioni, a quelle che fanno, insomma, così. Però ti dico la verità, questi monili... spesso le persone mi dicono che sembrano etnici, cioè sì, beh, africani, infatti, sì. africani. Sì. Forse voi per i colori, sì. non lo so. Forse c'è un richiamo. Però io non mi ispiro a nulla ancestrale. In questo senso, cioè questi nascono da me e basta, ecco, quello che io sì, sento sì. vado, butto e via. Okay. Poi beh. Ognuno ha la sua interpretazione, ovviamente. Senti, noi di Agenda Viaggi ti ringraziamo tantissimo. Grazie a voi. In bocca al lupo per questa Grazie, nostra. Grazie, grazie. E anche a voi auguri per il vostro giornale. Certo.